Cari quaddisti, finita gara 2 della Quicksuno, Franco Fratton, ti abbiamo visto in pista a controllare il funzionamento delle sospensioni e i settaggi dei mezzi. Franco, gara 2 della Quicksuno, Nicola Montalbini, Tony Susa-Bosch e Dillon Zimmerman hanno picchiato 25 minuti al suono di 1.44 e ogni tanto un 1.45, ma era più un 1.44 sporco che un 1.45. Cosa ci puoi descrivere di 25 minuti di gara dopo un'intera giornata con la pista devastata suonando un 1.44? L'unica cosa che si può dire è che sono tre piloti senz'altro preparati bene dal punto di vista fisico, con dei mezzi che li hanno sostenuti bene e niente d'altro. Quello che abbiamo visto è un bellissimo spettacolo, perché tutti e tre erano lì attaccati un secondo dall'altro, a volte anche meno, per cui molto bello. Bravissimo Nicola, che è riuscito con il classico salto unico della casina a passare Tony, che non lo faceva. E poi Tony riprendeva un qualche cosettina dietro nel misto, ma non era sufficiente per passarlo. Comunque una gara molto bella, niente da dire. Andreino, che senz'altro dopo la prima manche era abbastanza stanco. Il ginocchio, sai qualcosa? Se l'ha affaticato? No, il ginocchio non. Meno male. Il ginocchio non è un problema per Andrea. Direi che il problema di Andrea è stato che per le ultime 2 settimane non è salito in moto, per cui non ha potuto senz'altro esprimersi al meglio, soprattutto nella seconda manche, anche se sarebbe stato estremamente difficile, perché come ti prendi 10 metri da questi qui a quei rimelini, a 1.44 non recuperi più. È difficile andare a recuperare, comunque. Perché quando ricordiamo quando Nicola Montalbini è passato in testa superando Tony Susa-Bosch, hanno cominciato a martellare veramente in 1.44 basso e lì recuperare pensa, è impossibile. Quando pensi che hanno fatto la pole in 1.43 netti, girare in gara dopo una giornata intera, un secondo e tre più alto, e dopo che la pista non sia mai stata messa a posto, perché diciamo che qui non è stata mai messa a posto, è andare forte, per cui sono stati molto bravi. Grande Franco, un ringraziamento per il tuo commento, un arrivederci alla prossima prova dell'italiano a settembre. Ok, ciao a tutti.